Oggi la medicina veterinaria, vet, pet and food, la medicina che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la nutrizione dei pet, i nostri animali domestici, il segmento del venerdì con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e di Basilice Farmacia Veterinaria. Ecco qui la nostra sigla, ogni venerdì. E oggi parliamo di pet friendly, come dicono gli anglosassoni, cioè gli amici animali domestici, i nostri amici di casa, i cani e i gatti soprattutto, ma anche altri piccoli mammiferi come i conigli, i furetti, i piccoli roditori, le cui adozioni sono in crescita secondo l'ultimo rapporto Assalco Zoomark. Il perché e il come si adottano lo vediamo oggi con la nostra ospite Gianna Senatore, benvenuta signora Buongiorno. Senatore, dirigente dell'associazione Zoofila Nocerino e responsabile del canile municipale di Nocera Inferiore. Dunque dicevamo i numeri degli animali domestici nelle nostre case li conosciamo, li abbiamo citati tante volte. Ma è utile ricordarli perché sono numeri impressionanti: 7 milioni e mezzo di gatti, 7 milioni di cani, 1 milione e 800 mila di altri piccoli mammiferi, per non parlare degli uccellini, dove i milioni sono a due cifre. E in questo divertente filmato vediamo i 10 cani più gettonati dal mercato mondiale. Sono tutti i cani, come dire, che più sono. Vediamo frequentemente le nostre case. Ecco perché questo amore viscerale, incondizionato per i nostri piccoli amici? Perché è sempre diffusa la consapevolezza che il legame unico che si viene a creare tra padrone e il proprio animale, il cane in particolare, o il gatto o altri, migliora i livelli di stress, sviluppa empatia, altruismo, rafforza l'autostima. Adottare un animale domestico non significa soltanto nutrirlo e dargli una cuccia, ma anche passare del tempo, condividere delle esperienze con lui. I benefici sono davvero tanti. E non solo nelle case, nelle famiglie, ma anche in ufficio e in aziende, come ci insegnano le americane, lo vediamo tra poco. Allora, signora Senatore, lei dirige un canile, mi pare, con 250 cani a Nocera e quindi ha, come dire, proprio il termometro delle adozioni. È un canile dinamico che dovrebbe accogliere, gestire un cane per congedarlo entro un tempo, diciamo, definito, dandolo in adozione. Come sta funzionando da lei? Ecco, qui vediamo le immagini del canile. Sì, diciamo che noi già da diversi anni stiamo puntando molto sulla campagna di adozioni ed è fondamentale perché pur avendo ancora un numero cospicuo di cani, io ci tengo sempre a precisare che non sono gli stessi cani, nel senso che il nostro è sicuramente uno dei primi canili dinamici, concepito come un luogo di ristoro, dove insomma, un animale arriva ferito, sia nel fisico che spesso anche nella psiche e viene un attimino rimesso in sesto dai volontari, dall'equipe veterinaria che ci accompagna. Preparato insomma a quella che poi la sua adozione, il suo passaggio in una famiglia. E Naturale, questo è un passaggio fondamentale, naturale, sì, sì. anche perché accogliamo cani veramente in condizioni disastrate e lo scopo Però è li vediamo in quello. ottima salute, Sì. insomma, vengono curati bene. Ecco, questa è una missione, un po' un lavoro difficile, Sì, vero? sicuramente è una scelta di vita perché insomma il tempo libero va tutto lì, ma non solo il tempo libero. È una missione, però quando poi c'è la gratificazione di vedere i risultati, insomma, forse si sentono meno i sacrifici, ecco. Sì, i cani sono appunto nelle loro gabbie, però ho visto poi nel filmato, nelle immagini successive che non facciamo vedere per motivi di tempo, vedo che i cani spesso sono lasciati liberi, giocano, e poi c'è anche li curate, c'è una sala operatoria, Sì, vero? noi abbiamo creato con l'aiuto dei cittadini nocerini, che sono fortemente cinofili, una sala operatoria di tutto rispetto. Veramente ogni piccolo elemento è stato acquistato con delle campagne che noi facciamo di raccolta, con delle sagre. Insomma, adesso c'è una sala che garantisce veramente una tutela anche durante le operazioni ai nostri Sì. Ecco, animali. se avesse il potere di farlo, se dipendesse da lei, dovesse decidere, quale iniziativa assumerebbe per migliorare il turnover, cioè questa entrata del cane, non so, randagio, ammalato, magari da curare, eccetera, e poi l'uscita in adozione, che oggi per l'affollamento,
le cure, il recupero e l'adozione degli animali incontrano ancora tante difficoltà. Qui vediamo nelle immagini il progetto di un avveniristico canile municipale, mi pare a Napoli, però che mi pare sia ancora sulla carta. Sì, Ecco, sono ancora lei sulla che carta. cosa farebbe, insomma, visto che lei ha questa esperienza diretta? Guardi, quello c'è un lavoro che sicuramente è un lavoro di squadra, quindi Sì. nessuno può pensare di gestire un canile come singolo. È fondamentale soprattutto sottolineare che i canili dovrebbero essere in mano ai volontari, alle associazioni protezioniste, perché è inutile prenderci in giro quando i canili sono gestiti da privati e se alla base c'è uno scopo di lucro, non Sì. c'è tanta volontà di incentivare le adozioni. Quindi il nostro lavoro è un lavoro che viene fatto da volontari e che creano un'empatia con l'animale e chiaramente investono tutto il loro tempo nel cercare di portare i cani nelle famiglie. Non neghiamo, insomma, che in molte strutture questo non avviene perché il cane viene pagato alla giornata, insomma, non c'è Sì. volontà di liberare il cane dalla Quindi la struttura. struttura che dovrebbe gestire queste strutture, questi cani, questi canili, dovrebbe essere una onlus, quindi senza Sì, scopo di lucro, con volontari, quindi dovrebbe assolutamente essere sì. selezionata accuratamente dai comuni. Sì, perché noi vediamo, ci sono delle tristi realtà che a noi vengono presentate ogni giorno, dove purtroppo non vengono dati cani in adozione, si fa ostruzionismo all'adozione e questo poi scoraggia. Ecco, qui vediamo per esempio come dire, le operazioni che bisognerebbe fare, no? Per ogni cane, il microcippaggio, in modo da poter, come dire, sempre monitorare il cane, la sterilizzazione, cosa che penso voi Certo. facciate, quindi un forte contributo al randagismo, quindi in questo caso. E poi ecco qui vediamo, insomma, l'Europa divisa in tre parti, cioè praticamente una parte dove le adozioni sono più veloci, però ci sono anche i paesi dell'est dove purtroppo ci sono ancora cattive abitudini, è vero, nella gestione dei cani, tanto è vero che dall'est arrivano spesso i cani o i gatti, insomma, oppure gli animali per vie Del traverse, commercio, diciamo, a nero, no? A sì. nero. Voi avete percezione di questo traffico che Noi abbiamo c'è? fatto spesso dei sequestri anche con il Sì. comandante dei NAS, abbiamo fatto dei sequestri, come no? Arrivano Sì. cani malati, vengono venduti, ma dietro al commercio di animali, insomma, ci sarebbe da dire di tutto e di più. Sì, quindi ecco, se una persona decidesse un papà, una mamma per il proprio bambino, la propria bambina decidesse di adottare un cane, quale procedura seguirebbe? Ah, Consiglierebbe di seguire? noi di solito cerchiamo di, ci sono anche degli educatori nel nostro canile, io stessa sono un educatore cinofilo, noi cerchiamo anche di scegliere il cane adatto per la famiglia, Sì. perché spesso vengono persone anziane che vorrebbero un cucciolo, ma non ci sentiamo di dare un cucciolo ad una persona anziana, perché Certo. prevediamo che da lì a poco il cane torni in canile. Sì. Quindi insomma dietro l'adozione non c'è la volontà di dare un cane a tutti i costi, ma c'è anche la volontà di scoraggiare un'adozione se non ci sono i presupposti che ne garantiscano Sì. poi la tenuta negli anni. Certo, quindi deve essere un'adozione mirata, Sì, vocata, certo, insomma, un po' al nucleo familiare, alla sua età, alle esigenze, ai alle tempi che si esigenze, possono sì. dedicare agli animali. E qui in questo caso dovremmo più educare gli umani che gli animali, insomma. Sempre. Sì. Ecco, negli Stati Uniti c'è la moda ora, da un po' di tempo per la verità, di tenere i cani e gatti anche negli uffici e nelle aziende, perché gli americani ritengono che alleggerisca molto lo stress, aiuti la serenità sul lavoro. Ecco, lei è d'accordo, insomma, su questa iniziativa? Assolutamente sì, sicuramente va, l'animale sul posto di lavoro va a stemperare delle tensioni, va comunque a garantire un'armonia, insomma, l'animale strappa sempre un sorriso, io questo dico, ed è Sì. fondamentale. Sì, e poi io dico sempre che gli animali, lo ripeto sempre, qualcuno mi sorride, insomma, cioè che gli animali sono puri perché non hanno il retropensiero, non sono ipocriti. Sicuramente. Noi, il contrario di noi umani invece che abbiamo più di un pensiero Sì, dopo, non conoscono insomma. le mezze misure, insomma. Dunque, quindi qui questa consuetudine, ecco qui ho addirittura i gatti, il gatto poi tra l'altro è un animale libero, un animale insomma a sé stante, un po' particolare, che non ha bisogno di tante cure come il cane. E nelle aziende, certo, si impegna un po' di tempo, però Sì. diciamo che se questo serve per migliorare il lavoro e ottimizzare il lavoro, ben vengano insomma anche queste iniziative. E dunque, concludiamo con gli animali e lo stress e la depressione, la solitudine nelle case per gli anziani, persino contro l'autismo. Oggi è fortemente consigliata la pet therapy, ne parliamo spesso anche con il nostro medico comportamentalista Carradù.
o la convivenza con un animale. Qui vediamo delle immagini che sono diventate virali, è vero, un autistico, un bambino autistico che è chiuso in sé, però si appoggia al cane sdraiato a terra, quindi un cane che fa in questo caso pet terapia. Ecco, voi che esperienza avete in questo caso? Guarda, noi ogni giorno lo vediamo, sì. Chiaramente andiamo a introdurre degli animali in famiglie che hanno delle problematiche e gli animali non fanno che bene, spesso ad anziani, a persone che comunque si trovano ad affrontare un periodo della vita che non è facile, ma l'animale ti stimola anche a interagire con gli altri, crea comunque aggregazione. Io ricordo un episodio in particolare, sì, di un bambino che aveva delle difficoltà perché era rimasto solo, la sorella si era sposata. Insomma, i genitori non erano proprio degli appassionati, ma hanno preso questo animaletto per far contento, per aiutare questo bambino. Sì, sì. Insomma, lui era isolato dagli altri compagni. Già avere un cane, scendere in cortile con il cane, ha fatto sì che i bambini si avvicinassero, lo invitassero a giocare a pallone. Insomma, l'animale fa aggregazione sempre e comunque anche incentiva l'autostima. Sì. Insomma. Ecco, in Italia da poco, però comincia a prendere piede anche questa consuetudine, gli ospedali cominciano ad aprire le corsie, ovviamente dietro, insomma, garanzie, limiti particolari negli ospedali. Ecco, gli animali che negli ospedali portano davvero un grande contributo. Lei ha esperienze del genere? Ah, io ho sentito che adesso lo stanno facendo in perché diverse strutture. Da voi non è ancora arrivata questa... No, guardi, a volte ancora... è lasciato anche molto all'iniziativa di alcuni primari, di alcuni, sì, medici, alla sensibilità un po' individuale, sì, perché certo. Io ho visto che anche a Centro Nord stanno aprendo queste porte, non in maniera ufficiale, però consentendo al limite al cane di casa di andare a trovare il proprietario ricoverato. Vabbè, l'animale fa solo un gran bene in questo caso. Sì. Sì, ma io sapevo di una iniziativa della Regione di qualche anno fa di aprire le aziende ospedaliere, poi è chiaro che dipende dal manager, dal direttore sanitario, dal direttore generale dell'ospedale. Noi speriamo che proprio qualche direttore generale che in questo momento ci possa ascoltare comincia ad aprire le aziende ospedaliere a queste abitudini che devono avere ovviamente delle procedure, dei, certo, regolamenti di carattere igienico, eccetera, ma che sarebbe assolutamente consigliabile. Ecco, anche per esempio per gli anziani, è vero, gli anziani che vivono, oggi si sa, spesso gli anziani, l'anziano che perde la moglie oppure l'anziana che perde il marito, rimane solo, sì, sì, i figli si sono sposati, sono solissimi, l'animale in questo caso svolge un'attività... Assolutamente, no, noi facciamo tante adozioni a persone che hanno, diciamo, un pochino di anni più su, chiaramente con l'appoggio e la collaborazione della famiglia, perché poi purtroppo ci deve essere la volontà di tutta la famiglia, però vediamo delle persone cambiare proprio espressione, insomma, del, sì, volto. Sì. Ecco, allora concludiamo con alcuni messaggi che lei ci può dare, ecco, dalla sua esperienza, dal suo osservatorio personale, professionale. Ecco, quali sono i motivi per cui noi dovremmo venire da lei al canile di Nocera e sceglierci un cane da adottare? Per quali sarebbero i motivi? Innanzitutto, chiaramente, una passione di fondo per gli animali, sì, la volontà di portarsi un amico a casa, io questo dico, perché il cane entra in una famiglia e poi la trasforma. Ci sono persone, sì, che sono venute e non erano convinti, poi io ho rivisto e veramente sono rimasta, insomma, sorpresa, perché è diventato oltre un membro di famiglia, sì, di più ancora. E chiaramente anche la volontà di regalarsi ancora dei rapporti fatti di purezza, perché, sì, l'animale, sì, non ha, come diceva lei, non ha, insomma, sì, sfaccettature, sì, è quello, non, sì, ti ama a prescindere, sì, buono, sì, o cattivo che tu sia, l'animale comunque, sì, ti ama. Ecco, dalla sua esperienza, quando viene da lei una famiglia, sì, magari con un piccolo, chi è che spinge di più, i grandi, cioè i genitori o i piccoli? Vabbè, allora, bambino cane e bambino animale è proprio un binomio che nasce, è perfetto, diciamo che se non si introduce l'uomo è perfetto. Purtroppo a volte sono i genitori, non toccare, è sporco, ti morde, che va a creare, insomma, delle difficoltà. Sì. Bambino, animali, è perfetto, io do, è sicuramente il bambino che tira, sì, per l'adozione. Ecco, quando voi lasciate in adozione un animale, questo animale è
vaccinato, è vero, sì, è perfettamente, sì, con dal canile l'animale esce l'anagrafe canina, con il suo tesserino, sì, sanitario, sì, con il chip, con tutto quello che è fondamentale affinché si prenda un animale sano, in salute. Talvolta chi sceglie un animale aspetta che venga compiuto interamente, sì, l'iter. Di più, il nostro LASL effettua le sterilizzazioni, sì, per ogni animale che entra e che esce da questo canile. Voi siete abilitati a rilasciare tutte le autorizzazioni di carattere, sì, sanitario, cioè siete, sì, in contatto chiaramente con l'ASL, no, cioè, l'ASL, il nostro direttore generale, il dottor Angelo Apostolico, che ci segue in tutto, sì, anzi lo ringrazio perché collaboro con noi pienamente e incentiva le adozioni perché insomma appoggia il lavoro che viene fatto veramente con tanto scrupolo. E poi la demenza senile e l'Alzheimer, che sono per l'anziano come l'autismo per, sì, per il piccolo, cioè, sì, questa, come dire, questa assenza nella quale entra, purtroppo, questa assenza spaventosa nella quale entra l'anziano. Ecco, il cane pare che faccia veramente miracoli. Ma quello, il cane, come nel caso dell'autismo, va a creare un collante, perché, sì, si interrompe, in questi casi si interrompe la comunicazione con l'esterno, si sa. E come abbiamo visto, insomma, farlo, capita insomma con i problemi di autismo, il cane va a creare quel rapporto prima uomo-animale e poi successivamente dà la possibilità agli altri di inserirsi in questo rapporto, quindi diciamo è l'unico modo per tenere ancora attaccati alla vita insomma queste persone. Sì, esatto, bene, bene. Ecco, noi andiamo verso le conclusioni, ringraziamo molto la Gianna, senatore, per la sua straordinaria testimonianza di un lavoro davvero ammirevole, grazie, straordinario, che noi apprezziamo moltissimo, la sproniamo a continuare su questa strada e a migliorare sempre di più la struttura e poi invitiamo anche le persone che ci hanno ascoltato ad andare a visitare la... Certo. Dove si trova il canile municipale? Il canile di Nocera Inferiore si trova a via Carrara d'Amora, nella zona di San Mauro di Nocera Inferiore. Sì.